Credere è la cosa più difficile che si possa chiedere ad un essere umano. Non sto parlando di fidarsi di qualcuno, che è già abbastanza complicato, ma di questioni complesse ben più grandi di noi. Esistono posti in questo mondo, lontani anni luce dalla razionalità e dai concetti basilari della scienza. Luoghi dove avvengono fatti inspiegabili, ma non per questo meno reali e terribili. Non sto dicendo questo perché sono uno studioso dell'occulto, un visionario, chissà cosa. Sono semplicemente una persona che ha visto, ascoltato, elaborato e compreso. Sono luoghi dove soltanto chi riesce a credere può evitare di impazzire, almeno completamente. Perché è esattamente ciò che accade quando ci troviamo di fronte a ciò che abbiamo sempre negato, o all'esistenza di qualcosa che non avremmo mai neppure immaginato. Nel momento in cui l'oscurità ci avvolge e si mostra a noi in tutta la sua crudezza, possiamo solamente essere pronti ad accoglierla ed accettarla. L'alternativa è la follia o la morte. A volte entrambe, rigorosamente in quest'ordine. Voglio raccontarvi la storia di Aaron, Jake e Lucas, tre amici di vecchia data appassionati di viaggi ed esplorazioni. Avevano visitato i luoghi più sperduti e misteriosi della Terra, aree incontaminate e mistiche associate a storie suggestive, che spesso si rivelavano solamente leggende, ma di grande interesse. Non c'è nulla di più eccitante rispetto agli enigmi della natura, era solito affermare Aaron, e i suoi due amici la pensavano esattamente come lui, anche se con un approccio in parte differente. Fuggire dalla routine e dalla banalità delle loro esistenze era ormai diventata una necessità da soddisfare regolarmente, e dire che le loro vite non erano neppure troppo banali, non più di tante altre almeno, ma quando assapori il gusto della libertà e dell'ignoto, risulta difficile poi farne a meno. Allo stesso tempo, però, diventa complicato trovare dei luoghi che soddisfino appieno la tua voglia di avventura e quella sensazione di stupore di fronte a qualcosa che non avresti mai immaginato potesse esistere in questo mondo. La scorsa estate, i tre inseparabili compagni di avventura decisero di esplorare un luogo nel quale avrebbero voluto recarsi da tempo, del quale avevano molto sentito parlare, ma la cui esistenza risultava alquanto dubbia, almeno nei termini utilizzati da chi aveva loro raccontato le storie che lo riguardavano. La cosa curiosa, che li rese ancor più eccitati nell'intraprendere il viaggio verso questo posto così misterioso, fu che nessuno di coloro che gliene aveva parlato c'era mai stato in realtà. Si trattava di storie ascoltate e divulgate, nessuno che ne avesse un'esperienza diretta. E questo, se da un lato rendeva probabile che fossero semplici racconti di fantasia, dall'altro aumentò la loro curiosità di verificare con mano quanto ascoltato. E fu così che una mattina di giugno partirono per il Giappone, verso la base nord-occidentale del Monte Aku, dove, dando retta ai racconti ascoltati, li attendeva il Bosco dei Sussurri. Diverse centinaia di metri di verde, fitti alberi, rocce ed arbusti, un paradiso incontaminato dove non soffia vento, rendendo il luogo talmente silenzioso da sembrare irreale. Ma questa assenza è compensata da qualcos'altro. Non dai versi degli animali o dal gorgoglio dei ruscelli. Si dice che lassù, lontani dal mondo a noi noto, gli alberi siano diversi da come tutti li conosciamo. Ed in certi punti, non individuabili con precisione, succeda qualcosa di incredibile. Qualcosa che l'assenza del vento amplifica e rende ancor più chiaro ed inconfondibile. Gli alberi parlano. O meglio, sussurrano. Parole spesso incomprensibili, ma che a volte assumono un senso compiuto per chi le vuole capire, per chi li sta veramente ad ascoltare. Potrebbe sembrare un'esperienza mistica, entusiasmante se vogliamo. Chi ha mai sentito parlare degli alberi? Chi ha mai udito al posto dei frusci generati dal vento, dei sussurri provenienti da ogni direzione? Il fatto è che la questione non era così semplice. Aaron lo ripeté ai suoi due compagni di viaggio non appena si trovarono nell'area di raccordo che li avrebbe condotti verso il bosco. Non era stato affatto facile trovarlo. D'altronde, i posti speciali si fanno desiderare. In realtà si dice che questi sussurri non siano del tutto innocui, o meglio, potrebbero non esserlo. Era sempre stato il più prudente dei tre. Il più pauroso, avrebbero detto gli altri.
Ma in anni di esplorazioni non avevano mai trovato nulla di davvero pericoloso e che arrivasse a soddisfare un decimo di quelle che erano le loro aspettative. Così, col tempo, era subentrata la disillusione. Jake e Lucas erano certi che avrebbero sentito qualcosa in quei boschi, ma che probabilmente sarebbe stato proprio quel vento che si diceva non soffiasse. Un suggestivo effetto naturale, da romanzare nel momento in cui fosse stato raccontato ad altre persone. I sussurri degli alberi, nulla di più affascinante. Ma non abbiamo mai parlato con nessuno che sia stato veramente qui. Avrebbe voluto dire Aaron ai suoi amici, ma lo tenne per sé. Probabilmente avevano ragione loro e non gli andava che lo trattassero come il solito credulone. Era già successo altre volte. Aaron aveva una mente piuttosto aperta a tutto ciò che travalicava i limiti della razionalità e della scienza. Non era un ingenuo, come a volte lo facevano passare i suoi amici per divertirsi un po' con lui. Ma mentre Jake e Lucas erano più interessati all'avventura e al fascino delle località che visitavano, Aaron lasciava sempre una porta aperta al dubbio che ogni luogo potesse nascondere qualcosa di incredibile e di difficilmente comprensibile utilizzando la logica comune. Ma anche questa sua attitudine sarebbe stata messa a dura prova nel luogo che avevano scelto per il loro viaggio. Una volta arrivati in quel fitto bosco, sperduto nelle valli orientali, i tre si trovarono di fronte ad un meraviglioso spettacolo della natura. Gli alberi erano così verdi da sembrare finti. Anche l'aria che si respirava pareva diversa da quella tradizionale. Nessuno di loro avrebbe però saputo spiegare in che modo. E vi fu una cosa che notarono immediatamente che almeno in parte avrebbe confermato le storie udite su quel posto. Non c'era vento. Pareva di essere in una cappa completamente ermetica ad ogni agente esterno. Fantastico! Un luogo che valeva la pena di essere visto. Ma questi sussurri? Lucas distrattamente scattò delle fotografie con la sua Canon, fedele compagna di viaggio. «Shh, forse stanno dormendo», gli rispose Jake con il suo solito sarcasmo. Aaron era completamente immerso in quel luogo così particolare da non dare eccessivo peso alle parole dei suoi amici. Era molto affascinato da ciò che vedeva, ma nello stesso tempo provava una strana sensazione. Come se qualcosa o qualcuno li stesse osservando, da vicino e da lontano. Lucas, nel frattempo, riprese la parola. «Perché non ci dividiamo? Ognuno verso una direzione. Ci ritroviamo qui tra mezz'ora. Mi raccomando le foto, soprattutto se vedete qualcosa di particolare». «Lucas, lo sai che nei film horror, quando la gente si divide, succede sempre qualcosa di brutto», disse Jake, trattenendo una risata. Quello non sembrava affatto lo scenario di un film horror. Tra l'altro, in pieno giorno non vi era motivo per temere una sortita solitaria nel bosco. E così, i tre si separarono. «Se vedete qualcosa di particolarmente interessante o vi ritrovate in qualche guaio, usate il telefono. A più tardi». Lucas si diresse verso nord, dando le spalle ai suoi amici e scomparendo ben presto nella macchia. Jake diede una pacca sulla spalla di Aaron, che pareva ancora assorto nei suoi pensieri, e si diresse verso est, fischiettando, come era solito fare. Canzoni che molto spesso soltanto lui conosceva. Una volta rimasto solo, Aaron si chiese come fosse possibile che i suoi compagni di avventura non fossero rimasti incantati da quel luogo come era successo a lui, e soprattutto come mai quella sensazione che vi fosse qualcosa di sbagliato non fosse stata condivisa. Pensò che probabilmente, come spesso accadeva, si fosse lasciato trasportare dall'immaginazione. La sua apertura al paranormale e al sovrannaturale lo portava a provare cose che gli altri difficilmente avrebbero avvertito. E nella maggior parte dei casi era l'autosuggestione a fare tutto il lavoro. Probabilmente quel bosco dei sussurri era solamente un magnifico luogo da esplorare. E così decise di fare, dirigendosi nella direzione opposta rispetto a quella di Jake. I minuti di cammino si accumularono sulle sue gambe e più si addentrava nel bosco, più gli sembrava di essersi perso in un labirinto, nonostante sapesse benissimo di aver proseguito diritto, senza prendere sentieri e direzioni alternative. Aaron si sentì come chi abbandona la Terra per dirigersi verso pianeti e stelle lontane. Una sensazione di distacco, alienazione ed angoscia opprimente. Ma mai una volta pensò di girarsi e tornare indietro. Almeno fino a quando il silenzio intorno a lui rimase tale. Fino a quando non li udì. Il vento
Pareva il vento che finalmente, dopo lunghissimi minuti di assenza, aveva deciso di farsi sentire. Ma non era affatto così. Il vento sapeva che frequentare quei luoghi non era affatto consigliabile, a differenza di Aaron e dei suoi due amici. Quei sussurri, quelle parole appena accennate ed indistinte provenienti da ovunque e nessun luogo allo stesso tempo, lo catapultarono immediatamente in un incubo del quale, dentro di sé, non fu affatto sorpreso. Sapeva che quel luogo nascondeva segreti e misteri inspiegabili. Lo aveva compreso sin dal principio. Anzi, lo aveva quasi sperato. Ma ciò che dovette affrontare fu qualcosa che difficilmente poteva essere sostenuta senza conseguenze, anche da una mente aperta come la sua. Fu come se con un ritmo graduale ed inarrestabile tutto il bosco si accorgesse di lui ed iniziasse a sussurrargli parole incomprensibili, se non a tratti. Da ogni direzione, decine di voci lo trafissero con i loro moniti. Alcuni parevano consigli non richiesti, altri minacce impossibili da decifrare. Ma più in generale, si trattava di lamenti. Aaron venne sommerso da gemiti e sospiri che ben presto gli piegarono le ginocchia, togliendogli ogni energia e facendolo accovacciare al suolo. Ma lui non li rifiutò, non ne negò la reale esistenza in quel contesto che non poteva rispondere a regole da noi conosciute, accettate e spesso, per questo, impossibili da mettere in discussione. Aaron ascoltò, provato, impaurito, ma tentò di ascoltare. Ed io sono certo che qualcosa abbia compreso di quel luogo e di quanto le voci gli abbiano sussurrato negli interminabili minuti vissuti al di là di una realtà nota e rassicurante. Glielo ho chiesto spesso, ma ogni volta inizia a fissare un punto diverso sul muro del mio studio e non risponde. Se non lo riportassi alla realtà, credo che rimarrebbe a guardare il nulla per ore. È in cura da me ormai da più di un anno ed in verità qualcosa sono riuscito a tirargli fuori. Col tempo e con la fiducia che ho cercato di guadagnarmi. Chissà, forse un giorno riuscirò a farmi dare qualche informazione più specifica su quei sussurri. Se fossero davvero così indistinti oppure se almeno qualcuno di essi avesse un senso, un significato. Io credo di sì. Ma Aaron non vuole parlarne. Non è riuscito neppure a spiegare come sia venuto fuori da quel posto. Quando lo hanno riportato a casa era in uno stato di shock talmente forte che a malapena riusciva a parlare. Per questo lo hanno portato da me, per cercare di guarirlo, ammesso che sia possibile guarire da qualunque male lo affligga. Certamente è migliorato. Ritengo già un successo il fatto che mi abbia parlato del Bosco dei Sussurri, di come ci sia arrivato e della sua misteriosa storia. Ma non sono cose che posso raccontare agli inquirenti, mi riderebbero dietro, perché la gente non crede che possano esistere dei luoghi del genere. E se qualcuno gliene parlasse, non troverebbero di meglio che ridere di lui. O forse mandarlo da uno psichiatra. Come sono io. Ma pur essendo un uomo di scienza, io ci credo. Non chiedetemi perché, ma penso che ogni singola cosa riferitami da Aaron sia vera. Ed ho fatto anche le mie ricerche a riguardo. Non che si trovino molte informazioni sul Bosco dei Sussurri, ma scavando a dovere con un po' di pazienza, si possono ottenere informazioni interessanti. E chissà, forse col tempo ne otterrò altre da Aaron. So che mancano alcuni tasselli importanti in questa strana storia. Due per la precisione. Ma questi mancano nel vero senso della parola. Di Jake e Lucas non si è più saputo nulla. Né Aaron è riuscito o ha voluto dare maggiori dettagli a riguardo. Ha sempre ripetuto le stesse cose. Quel giorno si sono separati e poi non li ha più visti. Le autorità giapponesi hanno informato le nostre di aver setacciato in lungo e in largo le aree adiacenti al Monte Haku. Dei due però non è mai stata trovata alcuna traccia. Ma io sono certo che in quel bosco, in quella specifica area alle pendici del monte, non abbiano neppure cercato. Perché da quelle parti sanno benissimo cos'è quel posto. I misteri che lo circondano ed i pericoli che si nascondono al suo interno. Loro sono ancora lì. Queste le parole che bofonchiò Aaron un giorno. Tutto ciò che mi abbia mai detto riguardo Jake e Lucas. Ed anche a questo io credo. Penso che davvero siano ancora lì. In un certo senso.
perché come vi dicevo, ci sono dei posti dove se credi, se sei disposto ad accettare l'incredibile, puoi riuscire a sopravvivere. Altrimenti, rischi di diventare tu stesso quel posto. Nel caso di Jake e Lucas, due sussurri in mezzo ad altre centinaia. Sono convinto che Aaron li abbia sentiti quel giorno, che abbia udito i suoi due amici in quella nebbia di flebili voci, e forse ancora li senta. Ma questa è solo una mia supposizione. Io non sono mai stato là, un po' come tutti coloro che raccontano storie sul bosco dei sussurri.